Segno 7, rubrica settimanale socio-religiosa in diretta, a cura di Paolo Bonci. Abbiamo in programma lo stato di salute della lingua italiana. È un argomento che appassiona più o meno tutti, perché tutti parlano italiano, naturalmente in ambito dice non soltanto insomma nel mondo dell'alta cultura. Per aiutarci a capire qualcosa sullo stato di salute della lingua italiana e se effettivamente per una lingua si può parlare appunto di salute buona o cattiva, abbiamo come ospiti alla mia sinistra il professor Alessio Ricci dell'Università di Siena, che lavora nell'ambito della storia della lingua, e alla mia destra la professoressa Vera Gheno, che è una sociolinguistica, lavora all'Università di Firenze. Ricci, non mi ricordo se ho detto, se ho ricordato, qui a Siena, sì. Università di Firenze, e collabora con l'Accademia della Crusca. Bene, siccome loro hanno delle competenze piuttosto precise, è bene che si presentino direttamente da sé. Cominciamo con Ricci e poi continuiamo con la dottoressa Gheno. Sì, dunque io sono un ricercatore di linguistica italiana, insegno diverse discipline, fra cui anche la filologia e la linguistica romanza, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di Arezzo, Dipartimento di Arezzo dell'Università di Siena. E più specificamente sono uno storico della lingua italiana. Che cosa vuol dire essere storico della lingua italiana? Significa occuparsi dell'evoluzione della nostra lingua dal latino volgare fino ai giorni nostri. E in particolare mi sono occupato di aspetti sia della lingua dell'uso sia della lingua letteraria. Allora, io invece sono una sociolinguista. I sociolinguisti si occupano in particolare delle commistioni, delle relazioni fra società e lingua. Quindi in particolare a me interessa come comunicano le persone e perché comunicano in un certo modo. All'interno di questo ambito io dalla tesi di laurea in poi mi sono occupata soprattutto di comunicazione mediata dal computer, quindi di tutto quello che succede alla lingua sui nuovi media, sui nuovi mezzi di comunicazione. E proprio in virtù di questa specializzazione, fra le mie cose, fra i miei lavori, c'è quello di gestire il profilo Twitter dell'Accademia della Crusca, dove peraltro lavoro anche come parte della consulenza linguistica, quindi rispondiamo alle domande che ci fanno le persone tramite un po' tutti i mezzi di comunicazione, quindi manca giusto il piccione viaggiatore, poi per il resto veniamo contattati in tutti i modi. E infine, collateralmente a questo e all'insegnare all'università, un laboratorio di italiano scritto, traduco letteratura dall'ungherese, che è la mia prima lingua, quindi tutto insomma sempre a che fare con la lingua, tutto quello che faccio ha a che fare con le lingue. Beh, grazie a Ricci e Gheno. E ora cominciamo il nostro dibattito. Intanto, per la parte che insomma ognuno di loro rappresenta, io vorrei analizzare il titolo che io stesso ho scelto di questa domanda, cioè lo stato di salute della lingua. Se ne sente parlare, ma se ne può parlare davvero? È corretto che io vi faccia una domanda di questo genere? La lingua, cioè, è un organismo che si ammala e sta bene? Sì, direi senz'altro di sì. Quando faccio lezione ai miei studenti, spesso fornisco insomma l'immagine delle lingue come organismi viventi che si formano, crescono, si modificano. La lingua è un qualcosa che non è mai statico, è perennemente in movimento. Quindi assolutamente sì, ci sono lingue che muoiono, che scompaiono, ci sono lingue che si trasformano. Per fare soltanto un esempio, una importantissima lingua letteraria come l'occitano, il provenzale,
che ha avuto una tradizione nel Medioevo, una tradizione letteraria importantissima e che ha influenzato ed è stata determinante alle origini della nostra tradizione poetica e letteraria, l'occitano oggi è un dialetto parlato da piccole comunità nelle valli delle nostre regioni settentrionali, in Piemonte, Valle d'Aosta, eccetera. Quindi è assolutamente corretto parlare di stato di salute di una lingua intesa come organismo vivente. Se vogliamo poi entrare più nello specifico dell'italiano, ecco, in questo momento quello che mi preoccupa particolarmente, proprio a riguardo della salute dell'italiano, quello che mi preoccupa particolarmente è che si intravede una volontà politica poco rassicurante da questo punto di vista. Mi riferisco ad un evento ben preciso che si è verificato alla fine del 2017, quando è uscito il bando dei nuovi PRIN. I PRIN sono dei progetti di rilevanza nazionale, progetti di ricerca di rilevanza nazionale finanziati dal Ministero, escono ogni 2-3 anni. I PRIN precedenti erano usciti nel 2012 e nel 2015. Ebbene, per la prima volta, non era mai successo, per la prima volta nel bando si raccomanda, anzi si richiede ai ricercatori di presentare il progetto di ricerca in lingua inglese, obbligatoriamente, e solo facoltativamente in lingua italiana. Ecco, ritengo che una scelta di questo tipo sia una sorta di suicidio culturale per il nostro paese, perché se è vero che l'inglese è una lingua assolutamente fondamentale per la comunicazione internazionale e naturalmente presentare un progetto di ricerca nell'ambito della fisica o della biologia soltanto in italiano non ha alcun senso, è altrettanto vero che esistono anche le discipline umanistiche per le quali invece l'italiano è e deve rimanere il veicolo, la lingua imprescindibile. Ecco, questo è un fatto che mi preoccupa parecchio per lo stato di salute della nostra lingua. Beh, aggiungerei soltanto una cosa: quando si ragiona sullo stato di salute di una lingua, in realtà bisogna parlare anche dello stato di salute culturale dei parlanti di quella lingua, perché dell'italiano possiamo dire, sulla scorta di Tullio De Mauro, che è una lingua in grande salute, nel senso che si muove velocemente, vediamo la creazione quasi quotidiana di neologismi che poi entrano nel vocabolario, il vocabolario continua a cambiare, insomma, in maniera abbastanza veloce. Le persone all'estero studiano l'italiano, no? Perché dà accesso a un patrimonio, soprattutto letterario, enorme, profondissimo. Come diceva appunto Tullio De Mauro, l'italiano sta bene, gli italiani un po' meno, nel senso che da un punto di vista dei consumi culturali anche gli ultimi dati Istat ci mostrano come la situazione non sia così rosea. Ad esempio, uno dei dati su cui si è dibattuto di più è proprio quello della lettura, che più della metà degli italiani, secondo le ultime rilevazioni, non legge neanche un libro all'anno. Poi chiaramente ci sono da fare dei discorsi collaterali su altri modi di fruire della parola scritta, che è tutto quello che hanno portato i nuovi media, ma casomai a quello arriviamo più avanti. Certo è, oggi in Italia si legge molto poco e si riflette anche molto poco sulla propria lingua, e questa forse è una cosa che invece, anche se l'italiano forse di per sé sta bene, ma ci deve fare pensare. Il fatto che si legga molto poco l'ho sempre sentito dire, anche a tempi dei tempi. Assolutamente vero. La responsabilità si può attribuire a qualcuno oppure no? Ma allora andiamo sulla colpa. Sì, no, io non amo dare colpe, preferisco incolparmi, cioè nel senso preferisco ragionare molto su che cosa, quali sono le colpe individuali, sì, certo. E cosa si può fare a livello individuale. Allora, una colpa legata proprio a come è fatta la società oggi è che per leggere un libro ci vuole tempo e ci vuole assenza di altri stimoli. Cioè, se io sto guardando la TV, controllando WhatsApp, ascoltando la
musica, insomma vivo la mia vita caotica che un po' la società della comunicazione attuale impone, beh, è molto difficile che io trovi il tempo di mettermi in poltrona a leggere con molta tranquillità un librone. È invece più probabile che io legga frammenti di testi, perché quello che succede stando online è che uno legge a spizzichi e bocconi, sì, no? Quindi sì. È proprio... E questo però cambia anche il nostro modo di conoscere le cose, il nostro modo di conoscere la realtà. Spesso infatti si parla di una conoscenza alla trivial, no? Per cui uno sa tutta una serie di piccoli dati o informazioni in maniera un po' aneddotica, ma per esempio una cosa che io vedo anche con i miei studenti, c'è molta fatica a mettere insieme queste nozioni staccate una dall'altra, no? Quindi quella che una volta era la tesina interdisciplinare adesso è diventata quasi una cosa insormontabile per i ragazzi che per esempio si trovano a fare la tesi di laurea. Sì, vabbè, questo è un discorso lungo, sì, perché sì, in fondo si potrebbe, al di là di questo, definire anche come mancanza di digestione, nel senso che ecco, tutto quello che viene incamerato poi non viene in qualche modo argomentato, non c'è riflessione. Metabolizzato. Sì. Eh? Metabolizzato. Metabolizzato. Ora, io ho detto digestione al termine più volgare, e invece Alessio ha ritrovato il termine più... insomma, più indicativo e anche più, fino a già parte sei giovane. È del mestiere, quindi, poi, del no? Mestiere, quindi deformazione. Da fare. Mi ricordo io, per esempio, che un tempo fa in televisione, sempre, che è un mezzo, ormai è abbastanza obsoletino, ma insomma, una giornalista di pregio, che quindi mi immagino che una laurea almeno ce l'avrà, no, non so dove, come, eccetera, gli venne in mente, nominò insomma la mandragola, quest'erba, no, che si credeva fosse, eccetera, e disse con occhio spiritato: a tutti sarà venuto in mente senz'altro, e io pensavo, la commedia di Machiavelli, no? Perché bene o male in qualche modo un ricordo uno ce l'ha, anche se io stesso tutto l'ho mai letta e non l'ho mai vista rappresentata, il romanzo di Harry Potter. Beh, anche questo è un risultato, che quella non era una donna o una persona incolta, però insomma Machiavelli è un po' un pilastrino, vabbè, d'accordo. L'italiano nazionale, professor Ricci, cioè il nostro italiano, la nostra lingua, mia è sempre stata così, cioè la lingua di una nazione, di uno Stato, eccetera, è stata una lingua, non so, dell'Italia, però... molto dialetto, non lo so io, ce lo spieghi lei. A un certo momento è nato una lingua nazionale con degli apporti particolari, con delle operazioni particolari, non so, Manzoni, cioè. Come si è formato l'italiano nazionale e come si è formato ultimamente, cioè come, quali sono stati gli strumenti, in che modo, insomma, tanto per acquistare tutti un po' di coscienza del fatto che insomma la lingua effettivamente, come ha detto prima lei, come ha detto prima te, è un organismo che si evolve, va avanti, si forma, eccetera, e quindi segue anche l'evoluzione della società, della storia, no? Sì, allora io partirei dalla sostanza. L'italiano è sostanzialmente un dialetto, cioè l'italiano è il fiorentino, la continuazione del fiorentino antico, il fiorentino aureo, quello di Dante per intenderci. E fra i tanti dialetti che si parlavano in Italia nel Medioevo, uno di questi, cioè il fiorentino, si è imposto su tutti gli altri. E le ragioni sono diverse, ci sono ragioni di tipo strutturale, cioè la struttura fonetica, morfologica del fiorentino era più vicina al latino, quindi diciamo più conservativa rispetto a quella di altri dialetti. Ci sono ragioni di carattere politico, la preminenza di Firenze nel Medioevo sotto questo profilo, e soprattutto ci sono ragioni di carattere culturale. Le tre corone, Dante, Petrarca e Boccaccio, furono riconosciute da subito come maestri, come punti di riferimento.
Insomma, diverse spinte, diversi fattori hanno fatto sì che il fiorentino si affermasse sulle altre lingue. Naturalmente l'italiano poi non è il fiorentino tout court, no? Tanti fenomeni tipici del fiorentino in italiano non sono mai penetrati. La cosiddetta gorgia toscana. La Coca-Cola è del fiorentino, ma non è dell'italiano. La seconda, diciamo, la peculiarità della lingua italiana dal punto di vista storico è che è una lingua sostanzialmente di tipo letterario. Cioè, in Italia noi abbiamo avuto una forte frammentazione politica che ha avuto come equivalente una fortissima frammentazione linguistica. Al contrario di altre grandi nazioni, non abbiamo avuto fenomeni di tipo politico, sociale che hanno unificato politicamente e linguisticamente la penisola. In Spagna, per esempio, il fenomeno della Reconquista, quindi gli spagnoli che si riappropriano dei loro stati dopo la conquista degli arabi nell'VIII secolo d.C., fu un fattore di unificazione anche linguistica. Tutto ciò in Italia non è mai accaduto. Che cos'è che ha unificato la lingua? La letteratura. Inizialmente le tre corone, Dante, Petrarca e Boccaccio, nel Cinquecento. La grammatica, il principe dei grammatici, cioè Pietro Bembo, che ha fornito un modello di riferimento, che poi ha fatto scuola per secoli. Ma se vogliamo arrivare a una lingua, veramente nazionale, dobbiamo arrivare alla fine dell'Ottocento e soprattutto alla prima metà del Novecento, dove diversi fattori di carattere, sociale. Penso alla scolarizzazione, penso ai cambiamenti all'interno del mondo del lavoro, penso alla televisione che è stato un veicolo fondamentale di diffusione, la radio e la televisione, veicoli fondamentali di diffusione dell'italiano, affinché l'italiano veramente divenisse una lingua nazionale. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista storico, dal punto di vista sociale, le sorti dell'italiano sono delle sorti molto particolari rispetto a quelle delle lingue nazionali di altri paesi. Come la nazione si è formata, e così anche la lingua ha seguito l'esempio della Assolutamente sì. formazione. E la sociolinguista che cosa ci dice a questo proposito? Ho poco da aggiungere. Aggiungiamo questo, questa storia strana per cui a lungo l'italiano è stato soprattutto lingua letteraria, ha creato delle debolezze strutturali nella competenza italiana da parte degli italiani, ma anche dei punti di forza. Allora, uno dei punti di forza è che gli italiani possono leggere i testi del 300 letteralmente come se fossero stati scritti l'altro ieri. Cioè, se pensiamo ai primi versi di Dante, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Non sembra una lingua diversa, così diversa da quella attuale. Cioè, se uno non sapesse che è stata scritta più di 700 anni fa, non lo scoprirebbe facilmente. Per esempio, gli inglesi non hanno la stessa semplicità nel leggere i testi, non so, di Shakespeare. Cioè, per leggere Shakespeare o Chaucer hanno comunque bisogno di studiare l'inglese antico. E questo è dovuto al fatto che l'italiano per molto tempo è stato come in naftalina. Cioè, è stato messo via pari pari, no? Così si è preservato molto bene. Soprattutto il fiorentino. Sì, ma non, cioè in generale l'italiano come lingua letteraria. Poi ecco, come diceva il collega, soprattutto a causa dei mezzi di comunicazione di massa, l'italiano è diventato la lingua degli italiani. Non si può non ricordare, non è mai troppo tardi, no? Il programma del maestro Manzi che ha fatto una enorme operazione di alfabetizzazione delle persone adulte Voi che ne non avete sentito potevano. parlare, ma io l'ho visto. Io l'ho visto perché me lo sono andata a cercare, Sì. perché c'è, però insomma ha fatto Io l'ho storia, visto in no? diretta. Vabbè, insomma,
pazienza. Un vero maestro. Comunque lui era proprio un vero maestro, e se chi è interessato dovrebbe andarlo a vedere anche su YouTube, perché ci sono gli spezzoni e sono molto commoventi anche. Allora, il lato debole di tutta questa storia è che noi a scuola impariamo ancora la lingua di Manzoni, di Dante, Petrarca, Boccaccio, e quando usciamo dalla scuola abbiamo una competenza molto buona della lingua letteraria e siamo un pochino sguarniti sulla lingua della strada, no? Cioè sulla lingua che poi usiamo tutti i giorni. Faccio un esempio semplice: egli, no? Egli noi lo studiamo per esempio quando facciamo le coniugazioni dei verbi, quindi io, tu, egli, noi, voi, essi. Poi nella realtà egli non lo usiamo mai, usiamo lui, che però da un punto di vista, proprio se dobbiamo essere precisini, è sbagliato, no? Cioè, in posizione di oggetto va bene, in posizione di soggetto, cioè non bisognerebbe dire lui va a scuola, bisognerebbe dire egli, no? Allora, questo scollamento fra la lingua che noi studiamo a scuola e la lingua che poi usiamo tutti i giorni fa sì che molte persone abbiano una specie di debolezza cronica, no? Nell'uso della lingua, per cui si sentono un po' a disagio a usare la loro stessa lingua, e infatti poi lo vediamo anche nelle domande che fanno proprio ad esempio al servizio di consulenza linguistica della Crusca, cioè i dubbi sulla lingua italiana degli italiani sono davvero molti. C'è, come dire, anche come conseguenza di questo un bisogno di norme un po' esagerato. Sì. Le domande al professor Sabatini la mattina, mi pare, sì, su una trasmissione. Sì, esatto, esatto. Allora, gli esseri umani non amano l'incertezza, non amano i grigi, vorrebbero delle regole precise, cioè le regole ci danno sicurezza, no? Sapere che una cosa è giusta e una cosa è sbagliata ci mette un po' così in pace, no? Ci dà una sensazione di sicurezza. Il problema è che in ambito linguistico quasi mai si può rispondere a bruciapelo questo è giusto e questo è sbagliato. A scuola ovviamente bisogna dare le regole, no? Quindi si è un po' lapidari, perché bisogna insegnare qualcosa, no? Ai ragazzi, insomma, però si può, anche un minimo di flessibilità, certo, però la flessibilità è sempre qualcosa che introduce anche dell'incertezza, no? Tipo a scuola ci insegnano am e mi non si dice, sì, sì. Ma non è vero che non si dice, no. Si dice in certi contesti, sì. Per esempio quelli informali, a me mi garba, no? Per Firenze si dice tantissimo, chiaramente non lo devo scrivere, non lo so, in che un curriculum. Un esatto, no? Quindi però è troppo facile dire non si dice, non perché si non dice, è vero. Sì. Ma io credevo che tutto questo non ci fosse più. No, invece sì, c'è tanto. C'è. Anche nelle giovani generazioni, sì, perché sì. Quelle a cui insegno io hanno lo stesso tipo di problemi. I miei studenti indubbiamente alcuni si scandalizzano, altri rimangono sorpresi quando appunto gli dico guardate che a me mi non è un errore, ma è semplicemente una forma espressiva della lingua. Quindi... Sì, per esempio, non so, ho visto un gruppo di persone e gli ho detto via. Ecco. Cioè, gli per loro. A me non mi verrebbe mai, così parlando, di dire ho detto loro, mi sembra... però no, ma dal punto di vista di come si insegna questo aspetto della lingua siamo ancora abbastanza tradizionalisti nelle scuole, sì, quindi . La mia generazione, ma anche quelle successive, hanno ancora imparato così, che certe cose si dicono e certe cose non si dicono. Quando, anche grazie alle risposte che diamo noi in Crusca, che sono sempre molto argomentate, le persone scoprono che invece c'è tutta una serie di grigi nel mezzo, fra il bianco e il nero, molto spesso si arrabbiano anche. Dicono, oh, come? Io avevo questa certezza, ora me l'avete tolta. Mi dispiace. Ma la lingua è un organismo vivente. Esatto, no? Esatto. Questo però sì. L'hanno ammesso sempre tutti, e quindi si può ammettere anche una realtà di questo genere, insomma. Ma quello che comunemente si dice a proposito appunto delle regole, delle norme, eccetera, e poi magari dà sicurezza, sì, in effetti l'essere flessibili e cercare di muoversi nella zona grigia vuole un maggior senso di responsabilità, quindi è più difficile, ma forse sarebbe l'ora anche di insistere su questo nella scuola. E poi io penso la responsabilità maggiore sia della scuola secondaria, cioè di quella dove ho lavorato io, non tanto la vostra. Ma io, per me è un po' a tutti i livelli, sì, perché io lo vedo alle elementari dove va mia figlia, lo vedo al liceo che insomma non tantissimi decenni fa ho smesso di frequentare io, e lo vedo anche sui miei studenti di adesso, cioè
anche i miei studenti a volte mi giudicano troppo lassista in qualche modo, eppure no, non lo sono, cioè semplicemente cerco sempre di spiegare, come diceva il collega, che molto spesso la lingua, cioè, dipende dal livello di uso della lingua di cui uno ha bisogno, no? Per cui parlo diversamente se sono con i miei amici al bar oppure se sono davanti alla ministra, no? Cioè mi do un contegno linguistico diverso, un po' come i vestiti, un po' come le Sì, scarpe, ma no? questo è giusto, no? Certamente, però appunto non è una competenza così semplice questa, non viene sempre veicolata dalla scuola quest'idea della lingua che è fatta di livelli d'uso diverso, di registri diversi. Sì, Tu pensi la stessa cosa? ci sono vari problemi. Diciamo, un problema è legato alla formazione degli insegnanti. Nel senso che c'è una sfasatura tra il livello della ricerca e poi le ricadute nell'ambito della didattica. Quindi gli insegnanti non si aggiornano, e tutto ciò che si acquisisce in ambito di ricerca poi non filtra nelle nuove generazioni. C'è un problema anche di materiali, le grammatiche. Come diceva la collega, le grammatiche ancora degli anni 60, degli anni 70 erano grammatiche di impianto tradizionalista, per cui lui soggetto non andava bene. Quindi, insomma, sono diversi i fattori che poi rallentano o impediscono diciamo un'evoluzione Ecco, ma voi siete sicuri che nella scuola secondaria, non so se avete dei contatti, che si studi la grammatica italiana davvero? Sempre meno, le ore dedicate all'insegnamento Direttamente alla grammatica italiana, secondo la mia esperienza, dopo gli anni 70, bisogna fermarsi perché poche ore. siamo in pubblicità tra qualche secondo, se no ci interrompiamo. Bene, allora siamo rientrati in studio dopo la pausa pubblicitaria, mandiamo in onda un servizio di Leonora Norti Gualdani con il montaggio di Stefano Sati sul rapporto fra la lingua, cioè l'evoluzione, cioè i riflessi, diciamo, che la comunicazione moderna digitale ha sulla lingua in generale. La comunicazione digitale e di lessici specialistici ha avuto un notevole influsso sull'evoluzione della nostra lingua italiana. Nell'ultima decade, il settore tecnico-informatico è diventato un facile terreno di conquista e contaminazione linguistica. Esistono tre aree lessicali tecniche: il lessico ufficiale dell'informatica, il lessico legato ai prodotti, come mouse, hard disk, software, ed il lessico derivato dal web, come email, blog, tutti lessici ormai pienamente accolti dalla lingua italiana. Si nota però che la nostra lingua, a differenza di altre lingue come ad esempio il francese e lo spagnolo, sembra che stenti a proporre dei vocaboli nostrani nel lessico informatico. Esiste infatti un'autocensura dei parlanti italiani e ciò sembra essere la causa dell'apparente sterilità della nostra lingua rispetto alle altre. Ad esempio, il virus informatico è chiamato in inglese worm, ovvero verme. In francese si dice ver, in italiano, al posto della parola verme, si usa il termine inglese worm. Tale prestito di termini inglesi, però, più che arricchire il nostro lessico, sembra creare maggiori incomprensioni e difficoltà nel mondo delle tecnologie. E sembra rendere arido e sterile il nostro linguaggio. Altra novità introdotta dall'era digitale e più precisamente dall'uso dei cellulari con gli SMS e il più recente WhatsApp è l'utilizzo di un lessico abbreviato nella scrittura. Così risposta diviene RISP, comunque CMQ, va bene, va bene, eccetera. Anche questo aspetto, se da una parte porta ad accorciare i tempi di esecuzione di scrittura, dall'altro porta con sé l'interrogativo se in effetti non sia una vera contaminazione per la nostra lingua, tale da far sì che alcuni alunni abbiano addirittura usato i termini abbreviati durante l'esecuzione di un tema scolastico.
ma l'utilizzo di termini stranieri si allarga anche a tanti altri aspetti del quotidiano, grazie soprattutto ai film, ma anche alla musica. E in effetti, come diceva il servizio, grazie ai film e alla musica noi abbiamo preso a prestito tante parole dalle lingue straniere, non solo dall'inglese ma anche dallo spagnolo, insomma. Ecco, si potrebbe considerare questo un arricchimento della lingua. Molti invece lo considerano un impoverimento, come dire, noi non abbiamo termini per esprimere certi concetti e li mutuiamo dall'esterno, il che sarebbe comunque abbastanza plausibile, perché credo che sia già successo in epoche storiche, tipo il francese a fine del Settecento, cose di questo genere. Vabbè, d'accordo. Parliamo un po' di questa, di strumenti della comunicazione moderna, in particolare l'importanza della televisione, a cui già avete fatto cenno, e soprattutto l'importanza della comunicazione digitale, informatica, o come si chiama. Sì, Alessio. Sì, allora, per quanto riguarda la televisione, poco fa la mia collega ha citato la famosa trasmissione Non è mai troppo tardi. Ecco, quello è un esempio perfetto di quello che è stato il ruolo della televisione come scuola di lingua, lo diceva lo stesso Tullio De Mauro, una forma di alfabetizzazione, di diffusione dell'italiano. Quindi, diciamo, fra gli anni 50, dal 54 a più o meno la metà degli anni 70, la televisione ha avuto questo importante ruolo di diffusione e di alfabetizzazione degli italiani. Dopodiché il panorama è cambiato radicalmente. Oggi l'italiano veicolato dalla televisione non è più l'italiano di matrice letteraria, quella che insegnava il maestro Manzi, ma è sostanzialmente l'italiano che noi usiamo tutti i giorni, l'italiano parlato, l'italiano della comunicazione. Anche i mezzi di comunicazione tecnologici, digitali, internet, WhatsApp, eccetera, eccetera, le chat e via discorrendo, sono sicuramente una fonte di arricchimento per la nostra lingua, da vari punti di vista. Intanto permettono di ricorrere più spesso alla scrittura. Si scrivono tante email, si scrivono tanti messaggini, eccetera, eccetera. Un altro fattore, diciamo un'altra conseguenza interessante, è che si è verificata una sorta di, come ha scritto un mio amico linguista, Giuseppe Antonelli, una sorta di desacralizzazione della scrittura. Quindi ha fatto sì che chi ricorre alla scrittura lo faccia in qualsiasi ambito, in qualsiasi settore, laddove il rischio fondamentale è quello di, come dicevamo prima, di non riconoscere l'importanza della situazione comunicativa e quindi dei diversi stili. Ora, io non mi scandalizzo affatto dei messaggini con le parole abbreviate, con la lettera K per indicare il CH, la X per il per e via discorrendo. Va tutto bene se usiamo queste forme di comunicazione dove dobbiamo usarle, nei messaggini, in certi tipi di email, eccetera, eccetera. È importante però che queste forme compendiate, abbreviate, che esistevano anche tanti secoli fa, poi non si ritrovino in testi che invece richiedono un altro tipo di stile, un altro tipo di registro, come può essere una lettera ufficiale, un curriculum e via discorrendo. Sì, soprattutto io penso, a parte l'eleganza e lo stile, insomma, un certo stile nella comunicazione più ufficiale, più formale, penso che comunque anche le abbreviazioni potrebbero essere legittimamente usate, ma questa è un'opinione mia, insomma, legittimamente usate anche in sede più formale, solo se fossero in qualche modo regolarizzate, condivise, cioè
sono un codice condiviso, quindi comprensibile da tutti, certo, sì sì. Come accadeva, altro no, vabbè, come accadeva nel Medioevo, sì. I manoscritti erano, nei manoscritti del 200, del 300, la scrittura compendiata, le abbreviazioni erano la norma, perché si inserivano in una serie di conoscenze condivise, era normale scrivere per tutta una serie di ragioni. Che ora naturalmente non... Poi si studia la paleografia per cercare di leggere i momenti da allora, insomma. Certo. E la... Sì, allora, vorrei dire alcune cose. Allora, la prima è normale che in un mondo in cui ci sono commerci, viaggi, via dicendo, le lingue siano in contatto reciproco e quindi si contaminino in un certo senso a vicenda. Oggi ci fa molta impressione la presenza dell'inglese, che sicuramente in molti contesti è soverchiante quasi, no? Non per forza quello dell'informatica, ma per esempio nel settore del marketing, del business, no? Il linguaggio aziendale tanto vituperato, sì, di cui tanto si discute. E in realtà, se io vado a vedere il dizionario dell'italiano, cioè un normale dizionario dell'uso, scopro che l'italiano contiene parole da almeno una trentina di lingue diverse, cioè abbiamo, non so, mazurka dal polacco, abbiamo sauna dal finnico, abbiamo pusta, no, che è la nostra pianura, dall'ungherese e così via. Quindi il fatto di prendere parole da altre lingue per coprire dei concetti che in italiano non hanno la parola giusta è abbastanza naturale ed è... Come si chiamano scientificamente? Sono prestiti. Sì, sì, prestiti. Poi dipende se sono adattati, cioè se la forma si adatta all'italiano, per esempio salamelecco viene da salamalecco. Eikum, no? Quindi viene dal saluto arabo, perché una volta gli arabi erano percepiti come molto cerimoniosi, no? E quindi fare i salamelecchi vuol dire fare tanti saluti, oppure bistecca, che viene da beef steak, quindi questo è un adattamento. Invece oggi questo non si fa più tanto, ma si prendono i cosiddetti prestiti integrali, cioè non si adattano in nessun modo, rimane proprio la lingua straniera, no? Cioè la parola straniera uguale a se stessa, come computer, software e così via. Un'altra cosa che è abbastanza naturale è che una certa branca del sapere o una competenza specifica, un'arte, un mestiere che vengono da un certo paese, cioè che nascono in una certa lingua, si portano dietro il lessico di quella lingua quando quell'arte o quel mestiere viene trasferito in altre nazioni. Ad esempio, mezzo mondo usa le definizioni italiane negli spartiti, no? Sì. Quindi si parla di fortissimo, musica, di andante, certo, e così, no? Quindi la musica l'abbiamo... noi esportata, come del resto tante cose del cibo, no? Quindi la pizza è pizza un po' ovunque, per dirne una. Ecco, per cui il fatto che l'informatica nasca in ambito anglofono, cioè in un ambito in cui si parlava inglese, ha fatto sì che almeno una prima ondata di termini venisse direttamente dall'inglese, no? Quindi li abbiamo presi pari pari. Questo è abbastanza naturale e non deve stupire, perché l'italiano ha questa tradizione di grande apertura, anche semplicemente per la posizione che l'Italia ha all'interno proprio geograficamente. Il francese ha una posizione di chiusura? Non di chiusura, ma di maggior, diciamo, protezionismo. Come anche lo spagnolo, no? Quindi sia lo spagnolo sia il francese hanno, una la Real Academia Spagnola e uno l'Académie Française, che sono un po' come un'Accademia della Crusca, ma con molti più poteri, e loro abitualmente traducono i termini stranieri che arrivano nella loro lingua. Quindi lo spagnolo non dice mouse, dice raton, che vuol dire topo, ratto, insomma, e i francesi dicono souris, che vuol dire sorcio, no? Cioè noi abbiamo tutte parole simili, ma noi non diciamo topo, noi diciamo mouse. Però no? Ecco, tranquillizziamo le persone, il fatto che noi abbiamo questa apertura non è un cedimento. No, non è. Una caratteristica, forse è una caratteristica intrinseca dell'italiano, non si esclude storicamente, ma che forse il collega può dire di più, che dipenda anche dal fatto che noi nel momento del fascismo abbiamo avuto anche l'autarchia linguistica, cioè si cercavano di imporre dei termini italiani in luogo del termine straniero, no? E quindi ad esempio cocktail, che si era proposto arlecchino, no? Per dire una, o dribbling, calceggio, no? Questi non sono mai passati, anzi... San Desiderio Terme mi viene in mente, che è presente di dietro.
anche i toponimi. Sì, certo, no? Anche i nomi degli scrittori, no? Io leggevo Giulio Verne e solo dopo tanti anni ho capito che era Jules Verne, no? Perché era naturale che fosse tradotto sì, il nome. Sì, quindi... forte era a quell'epoca. E c'era anche un odio formidabile contro l'inglese, tant'è vero che nelle nostre scuole l'insegnamento dell'inglese nella scuola secondaria è cominciato molto tardi. A tempi miei, per esempio, non esisteva ancora. Certo. C'era il francese e in qualche liceo scientifico come da noi il tedesco. E basta. E poi volevo aggiungere c'era un'ultimissima cosa, che era invece sulle abbreviazioni, no? Questo un pochino anche il collega lo accennava. Un altro che ne usava tantissime nelle sue lettere personali era Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi è famoso perché, per esempio, abbreviava i nomi dei mesi. E quindi sì. Ottobre era scritto 8 col numero e poi Bre, esattamente come i ragazzini di adesso, no? Quindi a riprova che anche certe cose che si. Certe caratteristiche della lingua abbreviata dei nuovi media che vengono sempre elencate in realtà hanno antecedenti storici. Non a caso i Placiti Cassinesi, che sono uno dei primi documenti dell'italiano, 960 d.C., sono con la K, Saoco che le terre perché le fini, no? Quindi anche la K non è così aliena al nostro sistema linguistico. Aliena al nostro sistema, sì, è vero, non è solo modernissima, insomma, una semplificazione, eccetera. Hai da aggiungere qualcosa, Alessio? Ma direi su questo argomento direi di no, insomma, ritengo anch'io che il contatto con le lingue straniere sia un arricchimento per l'italiano. E in passato c'è stato chi ha messo in guardia, penso a Machiavelli. Machiavelli riconosceva l'importanza del contatto linguistico, diceva anche stiamo attenti però che questo contatto non diventi una forma di oppressione linguistica. E qui mi rifaccio a quello che dicevo in apertura a proposito dei bandi PRIN soltanto in inglese, ecco. In questo caso c'è il pericolo di una forma di colonizzazione, di oppressione linguistica e dobbiamo fare molta attenzione. Certo. Non è il singolo forestierismo che può mettere in crisi una lingua. Ecco, se già insomma, nelle vostre esposizioni già è contenuto questo fatto della lingua comune, no? Cioè esiste una lingua comune, una lingua, diciamo, che in questo momento storico è l'inglese. Come si formano e perché si formano le lingue comuni, la koinè, no? A un certo momento questa lingua diventa, perché l'italiano non è la lingua comune ma lo è l'inglese? E perché l'inglese ha questa diciamo posizione privilegiata in fondo, perlomeno così si pensa, no? Tant'è vero che molti si lamentano perché a un certo momento, forse il riferimento era anche a questo, l'inglese come lingua comune viene sentita qualche volta anche come lingua verso cui si ha una sudditanza eccessiva, cioè anglicismi che non sono necessari, e qualche volta espressioni che si mutuano dall'inglese, ma in realtà invece noi si sbagliano, e gli inglesi quando ci sentono, certo, anche a livello ufficiale ridono perché si sbagliano le loro cose, eccetera. Insomma, come si forma la lingua comune? Ma allora, per quanto riguarda l'inglese, sono fattori storici, fattori politici, soprattutto fattori economici, quelli che fanno sì che una lingua si imponga sulle altre. Nella fattispecie dell'inglese, l'influsso dell'inglese a livello mondiale e quindi anche sull'italiano è un influsso recentissimo. Fino al Settecento l'inglese ha avuto un ruolo assolutamente marginale sulle altre lingue. Quando è che l'inglese dilaga? Dilaga dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando cioè gli Stati Uniti diventano il paese di riferimento, il paese egemone dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, e gli altri paesi si adattano alla situazione. Da questo momento in poi l'italiano accoglierà
in massa un grande contingente di parole inglesi. In tutti i campi, dalla scienza all'economia, alla lingua di tutti i giorni. Ecco, prima si faceva riferimento ai presidi adattati e non adattati, e in particolare in questo caso dobbiamo parlare anche dei prestiti cosiddetti di lusso e dei prestiti invece di necessità. Voglio dire, un conto è una parola come computer, una parola che ormai quasi nessuno, non dico nessuno perché i neopuristi poi certo, ci sono sempre, penso a un grande linguista come Arrigo Castellani, grandissimo linguista Arrigo Castellani, che proponeva di chiamare il computer computiere, quindi di adattarlo alle strutture fonomorfologiche della lingua italiana. Ma computer naturalmente è una parola che oggi quasi nessuno si sogna di sostituire con equivalenti italiani. Un altro conto invece sono i prestiti cosiddetti di lusso, quelli che francamente poi non servono a nulla. Una parola come location, perché dobbiamo utilizzare questa parola? Si tratta semplicemente di una forma di sudditanza verso un modello riconosciuto di maggior prestigio rispetto... Sì, certe volte si assiste, per esempio, insomma, in televisione, in trasmissioni che sono dirette a tutti, eccetera, e l'economista di turno parla molto rapidamente inserendo termini inglesi che, insomma, normalmente anche chi sa un pochino l'inglese probabilmente non capisce, perché poi sono termini molto tecnici, eccetera, e quelli sarebbero prestiti di lusso, cioè sarebbe come dire per fare... Ma ora, in particolare nell'ambito dell'economia, forse sono anche tecnicismi, quindi sono termini di settore che in quel settore hanno anche un senso di venire usati. Però nella comunicazione la regola dovrebbe essere che quello che parla... La regola della comunicazione sarebbe che il comunicatore deve tenere sempre presente chi ha di fronte, se di fronte non ha dei professionisti, degli esperti di quel ramo lì, deve essere anche in grado di comunicare in maniera più... Questa è una regola fondamentale, non solo per la nostra epoca, tutte le volte uno si mette a sedere e parla, deve dire chi ho davanti. Esattamente. Questa è una regola basilare, fondamentale. Tale, eccetera. E si dice che l'inglese poi sia anche particolarmente adatto a questa forma di comunicazione svelta, no? Ma è una diceria questa oppure no? Ma io la vedo piuttosto al contrario, cioè questa forma di comunicazione svelta è nata in ambito inglese, non è il viceversa. Ho capito. Cioè, internet nasce in inglese, fra l'altro questo ha creato una serie di limitazioni all'uso della lingua su internet, alle quali neanche noi pensiamo perché ci siamo abituati. Ad esempio, in italiano noi abbiamo le lettere accentate, no? Sì. Chi ha un cognome accentato, per esempio, non può avere l'email con il cognome accentato, sì, no? Cioè, se io sono Marè, per dire, io devo scrivere mare, no? Mare, perché gli accenti non sono previsti. Come mai non sono previsti? Perché in inglese non ci sono. Okay. E quindi quando è stato implementato, per così dire, no, la codifica delle lettere per internet, non, essendo nata in inglese, non si è pensato a tutte quelle lingue che invece hanno i cosiddetti segni diacritici, no? Le dieresi, la O barrata del norvegese, tutte queste cose qua. Quindi è più viceversa, cioè internet nasce in ambito inglese e quindi l'inglese sembra particolarmente adatto a internet. Sì, ci sono dei fenomeni, per esempio, non so, le cosiddette pronunce anglofone. Io mi ricordo, spesso e volentieri chiedevo alle professoresse di lingue nella scuola mia, anche per divertirmi, per sapere se effettivamente si muovevano bene o male, dico com'è mai certi termini, per esempio, venivano comunemente o normalmente sbagliati proprio dai giornalisti della TV, che pronunciavano come se fosse inglese qualche cosa invece che inglese non era, insomma, e pronunciavano U, la W, eccetera, invece la tedesca. E loro parlavano sempre di, ma è una pronuncia anglofona, quindi era, come dire, legittima. Sì, insomma. Mentre gli inglesi, per esempio, pronunciano i nostri nomi mitologici con la loro pronuncia, no? Loro lo possono fare. Se noi si pronuncia il loro nome o la loro parola, so, io penso Nancy, che se io dicessi Nancy passa da ignorante, certo, proprio tragico, mentre invece Diana va bene così. Vabbè, questo da che dipende?
Ma dipende dagli status delle lingue, peraltro dalla spiegazione del collega, una cosa interessante che viene fuori è che in realtà spesso più del sistema della lingua contano fattori esterni alla lingua, no? Quindi status socio-economico, una famosa battuta, diciamo, che infatti gira in ambito... Infatti lui ha alluso all'importanza, cioè alla... insomma valore economico delle nazioni più ricche, più potenti, appunto, ma non dipende dalla complessità della lingua, certo, ma da quello che c'è attorno. Non a caso una cosa che si dice spesso in ambito linguistico è che una lingua è un dialetto con un passaporto e un esercito, no? Nel senso che a livello di sistema un dialetto e una lingua possono essere esattamente uguali, complessi allo stesso modo. Quello che cambia è che da fuori, per questioni appunto socio-economiche e politiche, gli viene dato uno statuto diverso. Questo, ecco, secondo me è interessante da sapere. La relazione di una lingua con i dialetti, con gli aspetti regionali della pronuncia. Per esempio, noi abbiamo tanti dialetti ancora, no? Sì. Che non si, tra l'altro, mi pare che la tendenza generale sia quella di conservarli, di mantenerli, perché sono storia, sono, certo, insomma, fanno parte di tutto questo. Ma che relazione c'è fra la lingua e il dialetto? E come si può continuare in questo senso, e come mai c'è, culturalmente parlando, c'è questo indirizzo a conservare i dialetti? Si potrebbero anche lasciar buttare via, nel senso, come dire, no, vabbè. No, secondo me no, posso rispondere prima io? Tanto. Ma certamente. Allora, secondo me no, perché i dialetti in certi settori hanno una ricchezza lessicale che la lingua nazionale non ha. Per esempio, in tutto quello che riguarda l'agricoltura, certe arti e mestieri che magari si stanno anche perdendo, però, no, non so, anche banalmente la salumeria, fare i salami, sì, no? Sì, cioè delle cose sì, tradizionali del territorio. Spesso ci sono dei termini dialettali che non hanno un corrispettivo italiano. Mi viene in mente la mia collega di Empoli che quando deve iniziare una cosa dice marimettere, sì, no? Marimettere in non italiano non c'è. Non è importante andare a Empoli. Benissimo, allora io che vivo a Firenze lo sento da lei. Sì. Mio padre, che è veneto, usa normalmente il termine freskin, che è l'odore di uovo marcio che rimane sulle stoviglie mal lavate quando uno ha mangiato pesce, per esempio, sì, sì, che di nuovo non c'è. Cioè, sarebbe un peccato perdere questi termini, no? Perché il dialetto, appunto, in questi contesti è molto più ricco anche dell'italiano. Diciamo che da un punto di vista linguistico l'ideale è conservare tutto. Si diceva prima, fuori trasmissione, che la competenza linguistica si dovrebbe formare per aggiunta e non per sostituzione. Perché non è che abbiamo uno spazio fisso in testa, per cui se ce l'abbiamo pieno di dialetto non possiamo imparare più l'italiano, o se abbiamo l'italiano non possiamo imparare un'altra lingua. Teoricamente noi siamo liberi di imparare tutte le lingue che vogliamo, cioè non è che questo crei un problema a livello di cervello, anzi, cioè, hanno dimostrato più volte che le persone che parlano più lingue hanno anche un modo di ragionare diverso da chi parla una lingua sola. E noi italiani ce l'abbiamo un po' gratis il bilinguismo, perché abbiamo tutti appunto il dialetto, in un certo, a un qualsiasi livello, chi più chi meno, e l'italiano. Questa è una risorsa, insomma, non una limitazione. Insomma, la lingua si evolve, lo specchio della società, e quindi fa parte della storia. Per cui tutto quello che si perde è peccato, insomma. Assolutamente sì. Sono assolutamente d'accordo con Vera Gheno. Il dialetto è la lingua, la nostra prima lingua, quella che impariamo dalla mamma, dal papà, la lingua dell'affettività. Mi viene in mente un grandissimo poeta dialettale, uno dei più grandi poeti dialettali del Novecento, morto qualche anno fa, si chiamava Raffaello Baldini, che un giorno disse: in dialetto non posso parlare di Dio, ma posso parlare con Dio. Ecco, mi sembra un'espressione che rende benissimo quella che è l'essenza del dialetto. Per fortuna lo stato di salute dei dialetti è uno stato buono, florido. In un'inchiesta Istat del 2012, se non ricordo male, risulta che circa il 50% degli italiani usa ancora il dialetto in famiglia, da solo oppure in alternanza con l'italiano.
Quindi diciamo che anche la preoccupazione sulle sorti dei dialetti è una preoccupazione giusta, ma che va un po' ridimensionata, perché in realtà il dialetto continua ad avere una certa vitalità. E quindi a mostrare, insomma, ad avere un senso, ecco, conservarlo, un senso che è storico, sociale. Sì, senza contare che poi esistono delle varietà intermedie dal punto di vista linguistico. Penso al cosiddetto italiano regionale. Mm-hmm. Che cos'è l'italiano regionale? Di fatto è l'italiano che poi io, oppure Vera Gheno, oppure lei parliamo normalmente. Io sono di Roma, sono nato a Roma, sono sempre vissuto a Roma. Il mio italiano si caratterizza per una serie di elementi che sono tipici della parlata della mia città. E quindi riconoscibile. Certo. Questo è il mio vero italiano, quello regionale di fatto. È il motivo per cui io mi rifiuto, per esempio, di appunto abbandonare la mia Cipper, che comunque mi appartiene, quindi sarebbe uno sforzo atroce. Io mi devo fermare perché il tempo sta finendo. Avrei voluto parlare delle accademie, ma la dottoressa Gheno mi ha preceduto, ha detto che la Crusca ha meno poteri delle accademie degli altri stati, ma forse è bene così, perché la nostra lingua è come più accogliente, eccetera. E poi il pettegolezzo sul femminismo, che avrebbe bisogno, l'influsso sulla lingua avrebbe bisogno di una, come dire, di una trasmissione a sé, perché ci sono un sacco di problemi che comunque è meglio non toccare, anche perché sennò ci accusano di maschilismo, capito? Anche se ci sarà la presenza femminile, senz'altro si sarebbe difesa. Vi ringrazio tanto perché siete stati molto esaurienti e molto anche chiari, e questo è estremamente importante per il nostro pubblico, perché non tutti sono, come dire, specifici esperti della materia. Mi rivolgo ai nostri telespettatori, e dopo aver ringraziato gli ospiti, a cui lascio questo librino, che poi è un commentino, un ricordino. Grazie. Della presenza qui, un commentino sul Beato Angelico che c'è a San Giovanni Valdarno, Museo della Basilica di San Giovanni. Insomma, c'è l'Annunciazione del Beato Angelico, e quindi è una Grazie. Cosa importante, insomma, non ci sono solo gli Uffizi. Dunque, dicevo ai nostri telespettatori che le trasmissioni continuano, secondo le repliche, continuano allo stesso orario il sabato e la domenica, lo stesso la rubrica Segno 7 News, e le più belle pagine del Vangelo, la rubrica che è cominciata da poco, il 7 di gennaio scorso, lo stesso orario, lunedì, martedì e la domenica. Vi ricordo che la prossima puntata, mercoledì 24 gennaio, mercoledì prossimo, sarà intitolata Sull'arte a Figline Valdarno, il maestro di Figline, che è un pittore, e il Cigoli, un altro pittore. Ospite sarà Daniela Matteini, un'esperta che sta a Figline Valdarno. Io ricordo anche il nostro sito internet, che è www.segno7.it, che contiene anche l'archivio delle puntate precedenti. Se uno se le volesse rivedere, le può vedere lì. Ringrazio di nuovo gli ospiti e ringrazio anche i telespettatori. Arrivederci alla prossima puntata.